Un cordiale benvenuti dalla redazione giornalistica di Calabria Reportage. Reggio Calabria, Scajola giunto in tribunale, no commenti. L'ex ministro Claudio Scajola, accompagnato dal suo avvocato Giorgio Perroni, è arrivato al tribunale di Reggio Calabria, dove è iniziato il processo nei suoi confronti per i presunti aiuti alla latitanza di Amedeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso della DDA contro la decisione del GUP che aveva escluso l'aggravante mafiosa nei confronti di Scajola e degli altri coimputati. La DDA potrà fare ricorso in Cassazione. Gioia Tauro. Col full service, Ferrovie della Calabria potenzia l'officina di Gioia Tauro. A giorni verrà pubblicato il bando che avrà ad oggetto l'assegnazione della manutenzione autobus in full service per il centro automobilistico di Gioia Tauro, cui fanno capo anche gli autobus dei centri di Vibo Valentia e Marina di Gioiosa. Un progetto che prende finalmente forma e che vedrà una delle risorse economiche e produttive di Gioia Tauro riprendere pienamente vita. Questa decisione comporterà dei grossi benefici sull'intero territorio e sotto diversi punti di vista. Innanzitutto farà sì che venga ridotto significativamente il numero di guasti dei mezzi, che a volte è causa di ritardo nello svolgimento dei servizi di collegamento. Ma soprattutto, salvaguardando le attuali professionalità delle Ferrovie della Calabria, verranno incentivate nell'intera area di Gioia Tauro nuove opportunità di lavoro anche in conseguenza della crescita dell'indotto, grazie all'incremento delle attività all'interno delle autofficine di Gioia Tauro. San Ferdinando, si dimettono da assessore e un consigliere comunale. Dopo la bufera giudiziaria Eclissi, che una settimana fa ha investito il comune, gli assessori Daniele Lamalfa, Michele Rizzo e il consigliere comunale Giuseppe Calì hanno rassegnato le dimissioni pur non avendo ricevuto dalla magistratura nessuna contestazione in merito. I tre consiglieri si sono anche offerti di fornire al viceprefetto vicario ogni utile chiarimento sulle varie attività, i progetti e le opere in itinere. Per il momento invece nulla si sa sulle intenzioni politico-amministrative del sindaco Madafferi, finito agli arresti domiciliari. Gioia Tauro. Operazione Portofranco. Il porto di Gioia Tauro diviso tra le cosche Pesce e Molè. Tra i 13 arrestati anche imprenditori collegati all'Andrangheta. Contrabbandavano gasolio per riciclare denaro sporco. Due pompe di benzina sequestrate ieri dalla Guardia di Finanza e i gestori indagati. Tra questi anche il segretario del PD di San Ferdinando. Secondo la DDA, il clan Pesce li usava per emettere false fatturazioni e coprire l'acquisto illecito. L'operazione Portofranco sembrerebbe confermare ancora una volta questo passaggio epocale. Un'andrangheta che, pur mantenendo certe regole fondate sull'onore e il rispetto, non ha disdegnato di farsi più moderna, lanciandosi a capofitto nell'economia legale o creandone una parallela a proprio uso e consumo. Cosenza, furti di auto ed estorsioni. Gli agenti della squadra mobile di Cosenza hanno eseguito stamane un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone per furti, ricettazione ed estorsione. Le indagini hanno portato a scoprire componenti di un'organizzazione dedita ai furti di automobili ed estorsione nei confronti dei proprietari per la loro restituzione. Due persone sono state arrestate e portate in carcere, una ai domiciliari e ad una quarta è stato imposto l'obbligo di soggiorno. Catanzaro. Detenuto tenta il suicidio. Un detenuto ha tentato il suicidio nel carcere di Catanzaro, ma è stato salvato grazie all'intervento degli agenti della polizia penitenziaria. L'uomo era in isolamento perché sottoposto al regime detentivo previsto dall'articolo 14 bis, che prevede delle restrizioni rispetto alla detenzione ordinaria. Questa era l'ultima notizia curata da Calabria Reportage. L'informazione torna domani.